chiama stampa, o stampa, la stampava, ma la stampava, la chiamavano con la I, non invece le restampa. Il costume è praticamente il vestito, come se fosse un vestito senza le maniche. Perché è una stoffa particolare nel senso che aveva il diritto uguale al rovescio, hai capito? Stampato uguale. Quando tu lo cucivi per fare le piegoline, comunque si faceva a gennaio quando gelava. Poi dovevi imbastirle, sta detto, con la santa pazienza si imbastiscono. Poi si appendeva fuori di notte a farlo gelare. Lo gelavano appeso per fargli tenere la piega. Infatti, se tu non li bagnavi, te la tengono per anni la piega. Però dopo c'erano anche certi, quelli proprio belli, anche gli scialletti, erano fatti con una seta piuttosto grossina, ritorta, coloratissima, che anche quella non c'è più. E poi si faceva la camicetta, che anche quella le facevano, sai, con tutti i pizzi, con tutti i ricamati. E poi c'era sto scialletto che si mette qui davanti, incrociato, e il grembiule davanti, che di solito era fatto, vabbè, quelli di tutti i giorni era fatto sempre di cotone, magari a fiorellini o a disegnini o così, invece quello bello era fatto di raso nero, un tremendo nastro che dopo si lasciava giù lungo, sì. E dopo c'era il corsetto, i matash, quelli lì io me li ho portati al Penac, sono cuciti tutti a macchina perché poi sono doppi dentro, poi prendevano la stoffa bianca magari di lenzuola vecchie, le cose, diciamo non proprio stracci, però pezzi di roba così che c'era in giro, e questi sono tutti cuciti a mano con lo spago sotto, tutti cuciti a mano, e poi li attaccavano giù, gli facevano il bordino, guarda adesso è perché si sono sporcati, ma se no sono belli, gli facevano il bordino tutto così a mano con l'ago, fatti proprio a mano sono, sì. E portavano tutti questi, perché allora non avevano scarpe. Mio nonno mi fa, ma quando andavo a scuola, mi ricordo che mi faceva d'inverno, tagliavano il tiglio, i tigli, il legno di tiglio, lo tenevano lì a far seccare, poi faceva gli zoccoli. Era allucinante perché mi mandavano a scuola con un paio di zoccoli, che dopo facevano rumore sulle scale e la maestra mi diceva, devi dire alla mamma di non metterti più le zoccole, metti matash, perché